Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. E andiamo avanti con il generatore a Fallout Story, l'analisi degli episodi. Ora, questa settimana però non faremo l'analisi di un episodio, faremo qualcosa di diverso. Stiamo arrivando al finale della quest, quello che avete visto è stato il penultimo episodio e sempre questo mese, tra un paio di settimane, vedrete proprio il finale vero e proprio. Sì, sono buono e non vi faccio aspettare un intero mese per vedere la fine del combattimento. Per quanto l'avventura del party dei giocatori non sia ancora finita, però il lavoro di progettazione della quest da parte del master lo è, con l'entrata in scena del boss e dei suoi due ad nell'episodio che avete visto. Fondamentalmente, da ora in avanti è solo più una questione di tirare i dadi per vedere come si risolve il combattimento. Tutto quello che doveva essere deciso oramai è stato già deciso. Questo non vuol dire che il lavoro del master sia finito, anzi, nel prossimo episodio parleremo proprio delle scelte del master durante i combattimenti. Ma dato che oramai non c'è più il problema di fare spoiler sulla storia, questa settimana voglio esaudire una richiesta che mi è arrivata da qualche persona e quindi andremo a fare un'analisi della struttura degli atti dell'intera quest. Per quelli di voi che non sapessero di cosa stiamo parlando quando diciamo struttura degli atti, ho già fatto un'intera serie di video su cosa sia la struttura degli atti, cosa serva e come la si applica al gioco di ruolo, quindi non starò a ripetermi in questo video. Vi lascio quassù il link al primo video di quella serie e vi consiglio di andarla a recuperare, se no non so quanto capirete di quello di cui parliamo oggi. E vi ricordo anche che questo è il video dell'analisi della quest. La quest vera e propria è un'altra serie di video che trovate sul link in fondo a questo video, se volete andarveli a vedere tutti assieme a breve quando pubblicherò anche l'ultimo, arriverà poi un'intera playlist per vederli tutti uno di fila all'altro. Finite queste premesse, cominciamo. Il generatore a Fallout Story è una quest basata sull'esplorazione di un dungeon che segue in maniera abbastanza rigida la struttura classica dei tre atti. Trattandosi di una storia relativamente corta e compatta, non c'è una netta separazione degli atti, ma uno fluisce all'interno dell'altro in un unico filo conduttore. In realtà, l'intera quest nel mondo di gioco dura qualche ora, una mezza giornata, non di più. I giocatori entrano durante la notte e ne escono il mattino dopo. Per convenzione, però, la chiusura di ogni atto è indicata dalla presenza di un mini boss e di un combattimento finale dell'atto. Questo non riguarda la struttura degli atti di per sé, ma è una convenzione dei giochi di ruolo tradizionali quando applicano la struttura degli atti, che siano i boss a fare da marcatore tra un atto e l'altro, anche se poi dal punto di vista dei giocatori non c'è una reale separazione. Il primo atto ha ovviamente inizio con la sua situazione di partenza, che è il parcheggio in cui i giocatori arrivano e trovano i mutanti. Questa funge anche da premessa per l'intero racconto e va anche a introdurre qual è il mondo di gioco condiviso per questa quest. C'è un mondo in cui mutanti cannibali alti 3 metri mangiano insetti giganti in un paesaggio devastato con carcasse d'automobile lasciate lì a rugginire. Diciamo che serve a creare il giusto mood per capire che cos'è il mondo di Fallout. La premessa termina con l'incidente iniziale, che in questo caso è
l'entrata nel dungeon da parte dei giocatori. Se vorremmo essere precisi, l'incidente iniziale dell'intera vicenda, non di questa specifica linea narrativa che avete visto nella quest, è precedente, perché ciò che mette in moto l'azione è il fatto che qualcuno abbia detto ai PG di andare in quel dungeon a prendere le batterie. Ma per quanto riguarda la linea narrativa di questa sola quest, il momento in cui l'azione ha inizio è quella in cui i giocatori aprono la porta del dungeon e passano da il mondo di Fallout in generale alla palazzina del generatore in particolare. Il primo atto serve ovviamente come introduzione alla storia, al mondo di gioco, e nella palazzina del generatore, proprio nella prima stanza, loro avranno il loro primo incontro con i Radroach e il loro primo incontro con un terminale che darà informazioni sulla lore. Tutto il percorso che faranno poi all'interno della palazzina sarà in qualche modo influenzato da queste informazioni che hanno avuto all'inizio. Questa è proprio l'introduzione agli eventi. In più, nella prima stanza sul terminale, oltre a informazioni sulla lore del mondo di gioco, hanno anche i primi indizi, anche il cancello alla porta iniziale quando proprio sono entrati, che gli fanno capire che questo potrebbe essere un dungeon non del tutto abbandonato. Questa sarà poi fondamentalmente l'introduzione alla linea narrativa secondaria, la B-line, come volete chiamarla, cioè la storia dei predoni. I giocatori proseguono nel dungeon fino ad arrivare al primo plot point, cioè il combattimento con il radrocio luminescente nella stanza degli uffici, che funge anche da chiusura dell'atto. Ora il primo atto è concluso, i giocatori sono coscienti del mondo e dovranno passare poi nel secondo atto alla missione vera e propria. Il secondo atto è, anche questo come con la convenzione, diviso in due blocchi. Nella prima parte del secondo atto ci saranno tutta una serie di enigmi, sia come arrivare alla stanza segreta, anche se quello è più che altro un enigma che i giocatori sono messi da soli. In più, la stanza del generatore è di per sé un grosso enigma su come raggiungere le batterie. Quando i giocatori prendono le batterie, c'è il climax di Meta Quest, cioè il punto mediano della quest. E tra l'altro è anche il climax del secondo atto che indica la fine della prima parte e l'inizio della seconda parte che sarà ovviamente caratterizzata dai predoni. I predoni sono già stati minimamente introdotti dalla B-line della seconda linea narrativa e hanno la loro introduzione formale quando il primo predone si cala dalla tromba dell'ascensore per venire a vedere cosa è successo. Il corpo principale dell'atto sarà poi dedicato al combattimento nella stanza degli uffici con tutto il resto della banda dei predoni e terminerà con il secondo plot point, sarà la sconfitta della donna predone, che era il secondo mini boss che segna la fine del secondo atto. Anche in questo caso, molto canonicamente, i combattimenti difficili sono stati messi in questa parte per aumentare la pressione per i giocatori. Oltre al fatto che la tecnica del reverse dungeon fa anche in modo che se prima i giocatori tecnicamente erano più tranquilli, avevano tutto il tempo di andare e venire come volevano dal dungeon, potevano decidere loro meglio come affrontare gli incontri, adesso loro sono sotto un orologio perché i predoni sono arrivati, loro sono bloccati all'interno e loro devono uscire il prima possibile, altrimenti prima o poi i predoni li faranno fuori. In più, il combattimento difficile contro i predoni è la falsa sconfitta
che va a bilanciare la falsa vittoria del climax del secondo atto, cioè quando loro hanno preso le batterie. Loro hanno preso le batterie, sembra che il dungeon sia finito, urrà, torniamo a casa. No, anzi, adesso c'è molta più gente, molta più pericolosa e vogliono ammazzarvi. Ovviamente il palesarsi dei predoni risolve la linea narrativa secondaria, perché chi sono i misteriosi proprietari del dungeon? Sono i predoni. La storia da questo punto di vista si è risolta. Il terzo atto comincia con quello che viene chiamato in gergo All in Lost. I giocatori possono vedere dal finestrone che ci sono altri predoni, possono sentire i rumori dei predoni dal piano di sotto. Adesso loro sono nella peggiore delle ipotesi. Questa è quella che viene chiamata la zona del massimo rischio e è stata lasciata praticamente totalmente in mano ai giocatori. I giocatori sanno che ci sono altre persone nell'edificio, sanno che devono andarsene dall'edificio, devono discutere tra di loro per trovare qual è per loro la strada migliore per andarsene da lì. I giocatori hanno poi deciso di calarsi dal tetto. E questo li ha portati poi al climax vero e proprio, nonché climax del terzo atto, cioè lo scontro con il boss dei predoni e i suoi ad, che si è svolto metà nel parcheggio, metà nella prima stanza. Questa è una quest autoconclusiva, quindi non c'è una fase di epilogo vero e proprio, semplicemente la sconfitta dell'ultimo predone. Poi vedrete tra un paio di settimane la fine del combattimento vero e proprio, comunque la fine del combattimento. Un premio a sorpresa che però non vi dico, dovete vedere il prossimo video per sapere qual è comunque il fatto che i giocatori possano allontanarsi dal dungeon, vanno a creare l'epilogo della storia con i giocatori che se ne vanno in cerca di nuove avventure. La linea narrativa A è conclusa, i giocatori dovevano al momento iniziale prendere le batterie e tornare indietro. Adesso hanno preso le batterie, sono tornati indietro, si è ristabilita la situazione iniziale, cioè i giocatori che possono andare dove vogliono e non sono confinati nel dungeon. Quindi anche in questo caso la conclusione avviene esattamente come prevista per lo schema dei tre atti. Potenzialmente questa storia potrebbe anche andare avanti, potrebbe essere il primo atto di una storia più grande o avrebbe potuto essere l'atto mediano di una storia più lunga in cui nel primo atto veniva introdotto molto più approfonditamente il mondo di gioco e magari anche l'area specifica del mondo di gioco e queste batterie che i giocatori hanno preso in questa quest sono un MacGuffin e basta, ma in realtà potrebbero servire per caricare la super arma per sconfiggere il leggendario boss finale o quello che è. Questa quest è fondamentalmente stata creata per essere un esempio pratico di come funziona una quest anche dal punto di vista dei tre atti. E questo è fondamentalmente tutto. Come avete visto, non è niente di particolarmente complicato e per scrivere la quest io mi sono proprio messo lo schemino e la struttura tre atti davanti e ho riempito le scene, poi ovviamente poi facendo quel minimo di cambiamento per far tornare la storia. La struttura in tre atti è utile, deve essere applicata per rendere la storia più scorrevole, ma se per qualsiasi motivo le cose dovessero cominciare a perdere di senso, non deve essere applicata in maniera automatica e qualsiasi cosa succeda, la struttura deve restare. Anche perché probabilmente un'altra persona che facesse l'analisi esattamente della stessa quest probabilmente potrebbe mettere alcuni elementi degli atti spostati in maniera diversa. Per esempio, avrebbe altrettanto senso dire che il primo atto si chiude in realtà dopo che i giocatori sono arrivati al secondo combattimento, quello col il mini boss Roacher, perché quello chiude la prima tematica. O dire che in realtà,
il terzo atto non c'è proprio, tutti i predoni e l'enigma siano un unico secondo atto, e il terzo atto sarebbe i giocatori che scappano col loro furgone verso l'epilogo. Non è quella che ho pensato io come struttura, ma riguardandomi tutti i video per fare l'analisi, non sarebbe così scorretto analizzarla anche in quel modo. Detto questo, per questo video è tutto. Noi ci rivedremo con la serie del generatore Fallout Story tra 2 settimane, in cui andremo a fare l'analisi del gran finale e chiuderemo questa stagione della quest. Per il resto, adesso la parola passa a voi. Scrivetemi qui sotto nei commenti domande, dubbi, perplessità. E come voi avreste impostato la quest, più scene, meno scene, perché quelle scelte, scrivetemi tutto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, condividetelo che aiuta a crescere il canale, iscrivetevi e schiacciate la campanella se non volete perdervi le notifiche. Se le notifiche comunque non vi arrivano, in descrizione trovate i link al gruppo, i Telegram, al server di Discord, dove metto io gli annunci dei video a mano e dove trovate tutto il resto della community. Per il resto, io sono il Master Kae e noi ci vediamo nel prossimo video.